Gloucester, Massachusetts, 30 ottobre 2001, 21.00. Abbia fatto buon viaggio. Riesco già a sentirti brontolare, ma ho accettato un nuovo caso. Lo so, avevo promesso di calmarmi, ma sono stato contattato da un uomo di nome Johnson per andare su Shadow Island a indagare su Obed Morton e sulle tavolette incise degli Abkanis. Non ti ricorda nulla? Ora capisci perché non ho potuto dire di no e non ho potuto aspettarti. Partirò domani. Ho lasciato alcuni appunti nel cassetto della scrivania. A presto, Cambi. Ah, quasi dimenticavo. Se vuoi contattare Johnson, il numero è il 555-1495. Dipartimento di Polizia di Boston. Cognome Fisk, nome Charles. Data di nascita 17 febbraio 1944. Data di morte presunta 24 ottobre 2001. Da qualche parte negli Stati Uniti, 31 ottobre 2001, ore 18:43 minuti. Allora? Arriveranno su Shadow Island fra un'ora. Carmi non può essere controllato, ma non abbiamo scelta. Che ne pensi del professore? Alin Sedrak non ha dubbi a proposito di Obed Morton. Non abbiamo avuto problemi a convincerla. Devo avere quelle tavolette e la loro traduzione. È chiaro, Johnson? Perfettamente. Papà! Papà! Signorina Sedrak? Aline? Svegliati! Cosa? Ah, mi spiace. Mi scusi. Prendi. Ne avrai bisogno. Hai la tua radio? Sì, ce l'ho. Alin, quando arriviamo sull'isola, per la tua incolumità, stammi sempre vicino. La mia incolumità? C'è qualche pericolo? Sono stata ingaggiata per autenticare la traduzione delle tavole degli Abkanis. Lavorerò con il professor Morton. Il mio migliore amico è morto a causa di quelle tavole. È stato ucciso su Shadow Island. E giuro che un giorno scoprirò chi è stato. Mi spiace davvero. Ascolta, conosco la reputazione del professor Morton. È uno scienziato, un grande ricercatore. Ai miei occhi è solo uno dei sospetti. Ci stiamo avvicinando, Shadow Island. Che cosa è stato? I comandi non rispondono! Mettiti questo! Dobbiamo saltare! Via! Oh, no! Dark.
Aline, tutto a posto? Come potrebbe essere tutto a posto? Cosa è stato? Cosa diamine sta succedendo qui? Al momento non ne ho idea. Ascolta, io voglio andarmene da qui, ora! Non farti prendere dal panico. Penserò a qualcosa. Dove sei esattamente? Sul tetto di una specie di villa. Mi sono quasi ammazzata. Ho paura. Ti prego, fa qualcosa. Io sono atterrato in un bosco a un centinaio di metri dalla villa. Riesci a vedermi? Vederti? E come potrei? Aiutami, in nome di Dio, accendi la tua torcia elettrica! Ah, ok. Adesso riesco a vederti. Ok, anch'io ti vedo. Ecco cosa dobbiamo fare. Cerca di entrare nella villa, quindi trova un posto dove nasconderti e io verrò a cercarti. Quanto tempo ci vorrà? Non lo so, farò il più in fretta possibile. Cosa? Aline, verrò da te, questa è una promessa. Vieni in fretta. Oh, dannazione! No, no, non muoverti! Non muoverti! Lasciami perdere! Sto per morire! Sto per morire! Chi ti ha fatto questo? Quest'isola è un inferno! Non uomini, bestie ripugnanti. Scappa, vattene da qui in qualunque modo. Come sei arrivato qui? La nave. L'ultimo imbarco. Lui ha sparato a tutti. Cerca di restare calmo. Tu hai una pistola, ti lascerò alcuni proiettili. Vado a cercare aiuto. Aiuto? Tu morirai come tutti gli altri. Corri. Tornerò.